È contatto tra il patriarca di Venezia e i detenuti della casa circondariale. Non sarebbe Natale per me senza questo ormai tradizionale incontro con voi, dice il cardinal Moraglia. Una messa in parte dialogata. L'uomo grande è quello che sa ammettere: ho sbagliato, pago e non rifarò certi errori perché voglio che il mio futuro sia diverso. Il vescovo di Venezia auspica che il governo favorisca chi durante una pena detentiva si mette alla ricerca di una motivazione di vita. Ravvicinare i tempi credo che sia un aiuto, uno stimolo e anche direi uno sguardo della società nei confronti di luoghi che non sempre riescono a essere, come vorremmo, educativi. La buona condotta, lo sconto di pena, l'indulto fanno sperare questi uomini, le cui storie prima del carcere e dentro il carcere le possiamo solo immaginare. Meno conosciuti sono i percorsi alla ricerca di se stessi fatti dietro le sbarre, come quello che Fabio racconta con coraggio al patriarca, dopo la messa, seduto a fianco al presule. Qui, dice, mi sono reso conto del male che avevo fatto agli altri e a mia moglie. Poi ho cominciato a volermi bene, a rispettarmi, ed oggi mi sento un uomo nuovo. Sono consapevole dei miei errori, vorrei tanto poter tornare indietro, ma non è fattibile. Nella vita bisogna solo andare avanti e migliorarsi ogni giorno di più. I doni natalizi dei detenuti al cardinale, oggetti in pelle dal loro laboratorio Rio Terra dei Pensieri, perfino una raccolta di denaro per le Filippine e una cioccolata calda. Il cardinale si è detto colpito da questa mattinata. Per i detenuti, un'ora d'aria ricca di umanità.